Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Pronto, buonasera, è Casa Esposito? Sei chi è? Sì, io sono Mastaniello. Buonasera. Buonasera, è Casa Esposito? Sì, è Casa Esposito. Ah, sei chi? Chi è Mastaniello? Come si chiama? Come? Signore. Vabbè, dite. Olio geometra, abbiamo passato un momento. Il geometra Pasquale Esposito. No, non è geometra, questo è l'ingegnere Esposito. Ma signor, quindi non c'è solo geometra Esposito, no? No, no, questa è la casa dell'ingegnere Esposito, forse avete sbagliato il numero. Signor, scusate, ma se voi residete o studio lo geometra Esposito, no? Ma perché rispondete al telefono, facete mi capire? Io sono la famiglia Esposito. Ci ho capito, allora passatemi lo geometra, no? Ma non è, mio marito non è geometra, è ingegnere. Ma sicuro che è ingegnere? Unità laurea! No, è perché chi parecchi geometri. Ma la porta si ha unito! Signore, parecchi geometri, sa te che sono ingegnere, hai capito? Ecco, Quello è il. Però quando viate all'ufficio del geometra, dovete vedere vicino. Signore, ma piace. Signora, ma è il vostro marito, si ha rubato sta laurea, passate ma sto geometra, lo voi. Ma voi chi siete? Signore, sono fravagatore, ma sta nì. Avete sbagliato, signor... volete... ma volete. Qua non c'è nessun geometra. Signora, passatemi un geometra, statemi zitto, per piacere. Passatemi un geometra. Ma voi. Ma mi state ascoltando? Sì. Allora, se voi volete. Il geometra Esposito, sì. Qua non c'è. Signore, è vostro marito che si atteggia dietro all'ingegnere. Vostro marito ha un. Due lauree, signore, lei sta sbagliando. Ma quando no? Aspetta, non è. Signore, ma siamo fatti insieme in scuola elementare. Allora, voi lo studio questo geometra, dove ce l'ha? Allora, lo studio questo geometra ce l'ha praticamente in provincia di Napoli, a Caivano. Ma ci stanno 50 geometri. Signore, a Caivano, ci troviamo? Signore. Signora, vostro marito della laurea per sotto, ma come va a cerì? Quello è un geometra, ma perché qual è il problema? Passate voi. No, mi stavi sbagliando. Ho sapito. Ma signora. Signora. La specializzazione per gli infortuni sul lavoro. Signora. State sbagliando. Signora, ma chi l'ha fatto fondare? Ma fate una cosa, andate allo studio, vedete se c'hanno queste lauree appese al muro. Signora. Signor. Signor, o chiamiamo un geometra pure un coppa a fatica, chi la porterà? Non è geometra. Signora, mi sentite? Quando ma signor, allora, quando portava la cardarella, noi lo chiamavamo tu quando geometra. Ma non portava la cardarella, ho 30 anni che te ne avevo. Signor, signor. Ma chi l'ha bastato tu rene su messo che hai? Oh, dico, ma la con me, ya, per piacere. Ma voi state sbagliando. Chi le sbagliava tutte le soldi all'università, per piacere. Senta, mi dica. Pronto? Pronto? Senta, mi dica soltanto una cosa, mi sa dare la data di nascita di questo geometra Esposito? Ma voi chi siete? La figlia del geometra? Sì. E beh, che ti atteggi a favola tu? Che ti atteggi? Fammi capire. Ma dico io, ma qual è il problema se chi è geometra? Ma volete fate mandare a farsi ingegnere a chi? Cioè fatemi capire, il problema è rustato. Allora, io ripeto, la prego di dirmi la data di nascita di questo geometra. La data, i posti, ma sapete la data di nascita e sul geometra, ci non mi capi? Allora mi dica dov'è lo studio. Guarda, ti per ricordo, voi siete la figlia, mi ricordo che papà vostro chiamavano Opennello perché come pittava la casissa non pittava nessuno. Guardate, quando si metteva che la coppola in capo al giornale cagazzetto lo sport, si metteva che la coppolella in capo era bellissima, guarda. Sì. Dite. Se, no, la senta, guarda. Dite. Io non la voglio accusare né vogliamo comunque fare qui casino, però la prego soltanto di fare più chiarezza, perché spesso comunque si possono provocare degli equivoci. È normale. Allora, ma voi quanti anni avete voi? Io ne ho 18. Allora, tu hai a tuo papà, e hai riuscito finalmente, papà, dopo tanti anni che tu ti atteggiato in cignire, è arrivato il momento di fare chiarezza. Tu sei geometra e resta geometra, punto. Ciao, ma che c'ho? Allora, senta, io le dico soltanto una cosa. Qui ci sono professionisti in questa casa. Sì. Lei non ha il diritto di dire a mio padre che non è ma un ingegnere. Ma zitto io. La prego di andare, a controllare le carte. Allora. Vostro padre, mi faccia vedere la carta. Io le presento tutti i libretti dell'università di mio padre e poi. E allora facciamo una cosa. Ok, allora chi le scrive? Ma chi le scriveva? Chi la mano scriveva e chi si esama? Ma guai, chi l'ha fatto manca l'esame? Scriveva caga. Ma come si permette? Come si permette? Allora, lo sappiamo che in questa famiglia siamo tutti professionisti. Allora, scusatemi. Ma lo sai, mio fratello. Mio fratello sta ingegneria civile. Sì, lo so, e mio fratello porta tutti i 30. Allora, scusatemi, una cosa. Ma lei lo sa, ma lei con chi è?
ma che cazzo fare? Ti posso dire una cosa? Ma vado a vedere, vado a parlare, io gli presento le liste dei professori universitari che hanno assistito mio padre durante il suo percorso universitario. Vi dico una cosa, allora, vi dico una cosa. Una cosa, ha capito? Ok, una cosa, varite in coppa laurea sulla laurea di vostro padre, sotto a tutto, se c'è fac simile. Vedete, può piacere. Andate a vedere adesso, Pencino Pencirillo, non mi ricordo se sta a sotto oppure a coppa. Mi dica nome e cognome, io e lei prendiamo un appuntamento, sì, faccia a faccia, io le porto la laurea di mio padre e poi voglio vedere lei con che coraggio, allora, e con che scostumatezza il coraggio di dire che mio allora padre non è un professionista. Ok, allora prendiamo. Mi dica lei che lavoro fa? Lei che cos'è? Un muratore per sì, caso? È un carpentiere per caso? Beh, che muori, ce la ci vuoi? Ecco muori! Ecco muori! Poco può fare! Perché che è inferiore a noi, è inferiore a noi. Io sono inferiore a te. Io sono inferiore a te. Della nostra fortuna, io sono del nostro successo, dei nostri soldi e della felicità che sta in casa mia, capito? Oh, e papà! Allora, io sono dice un'altra cosa, papà. Si va così bello che lo pagnello a mano e faceva addirittura la pubblicità di cinghiale. Ti ricorda che la pubblicità negli anni 70? Chi le coppa a briciche? Senta, però le voglio per dire fare una parete grande, ci vuole un grande pennello. Che abbia una certa età, guardi, chi se prende un bicchiere di vino troppo, qui sì, le viene il colesterolo. Ma quindi mi raccomando, la prego di farsi vieni il bicchiere di vino. Allora, e poi mi viene a dire che mio padre non è un ingegnere, ha capito lei con chi bene sta parlando? Allora, ha capito lei con chi sta ma parlando? Ma con chi sto parlando? Con chi sto parlando? Fammi capire, ma chi sì? Ma chi sì? Guarda, e contro soffittatura? E contro soffittatura che faceva papà tuo ne faceva nessuno da allora senta io non voglio allora io adesso sto ma qual è un problema? Io sto facendo un progetto importante quindi non posso perdere tempo ma guarda, mia madre comunque deve scendere. Okay, io sto facendo cose importanti, una cosa adesso se vuole prendere il mio tempo e vuole farlo con insistenza inutile la prego comunque di attaccare altrimenti okay, breve lo farò okay io perché una io cosa, una tempo cosa per qualcuno che dice soltanto bagianate e vuole intrattenere minuti del mio tempo perché lei sinceramente mi sta facendo però mi ha ok lei allora non ha il coraggio comunque non può dire che mio padre non è un professionista anzi lei può dire pure che non è un professionista allora venga sotto casa mia ci incontriamo io la prendo a braccetto per tanta educazione la porto sullo studio di mio padre e poi okay voglio vedere se guardandomi negli occhi sì guardando tutti i professionisti con la con il quale mio padre lavora ha lo stesso sì coraggio di dire queste cose per telefono e me le dice in faccia vogliamo allora fare questa scusate, cosa scusate ma come non si chiama papà? No, ho ragione Enda, ma prenderà anche un caffè. Vabbè, ma mo fa parlare un po'. Oh, ma si è tesaurito con tutto che ha studiato. Allora, ti voglio dire una cosa, papà, come si chiama? Vede, perché lei è un ignorante, lei è un ignorante. Il nome noi di papà. Non c'è a che fare, qui in casa siamo tutti professionisti. Allora, hai già scelto voi. Allora, papà, il nome di tuo padre, potresti come sono sbagliato, o no, ma qual è il nome? No, me lo dica prima lei. Il nome è Pasquale. E lo vede che si sta sbagliando, perché no, mio padre si chiama Antonio Esposito. Oi, Andò, io chiamavo Donino Battiscopa. Chi lo fa? Ma mio padre, guarda, mio padre, allora, tu mettevi Battiscopa Donino e mettevi mio padre. E Battiscopa che metteva Donino a casa mia, mi dovete credere. Sono passate 30 anni, non se ne sono muovo. Guarda, stanno sempre là, pare che parlano. Ma che cosa bella, guardi. Senta, allora, un uai. Ho fatto una cosa, mi sa dire mio padre dove abitava prima. Mi sa che era tuo padre, faceva certi cammini, crirama. Faceva anche cammini. Faceva un cammino a casa di mio nonno, però faceva un uai. Posso dire soltanto una cosa? Faceva un uai rosso perché sappilava un cammino. Sì, per caso le si risulta mio padre che magari tra i suoi lavori ha fatto anche il parrucchiere? No, no, parrucchiere, fatti fa... perché mio padre l'ha fatto per mantenersi da giovane quando purtroppo la sua mamma non aveva tanti no, soldi no, per andare all'università. Aspetta, no, aspetta, chi le faceva il tuo parrucchiere quando Manetta dice che la coppa candir. Questo me lo ricordo. A un certo punto il Cardarella ne portava buono come una volta. Allora certo, voglio, fa una cosa, ti licenziamo dal candir e si mettete a fuoco parrucchiere. Questo me lo ricordo. Soltanto una cosa, senta, quando c'è... può essere pure per mia ignoranza, però sì, secondo lei, se sì per esempio io mi chiamo Maria sì e gli altri mi chiamano Elenuccia, e Elenuccia è un diminutivo di Elena, secondo te, secondo lei, ma io non sono bene che io mi chiamo Maria, ma tu ma se una persona si chiama Pasquale, ma perché devono chiamare Antonino? Ma adesso me lo spiega. Allora, ti mi hai spiegato una cosa però, una cosa mi hai spiegato. Perché papà faceva la pipì assettata? Rimane, perché noi quando stiamo con Pocandir, quando lo vedevamo che andava a fare la pipì, o vorremmo che lo faceva assettata. Me lo sai spiegare?
Mo stai spiegando? Senta, scusi, io le voglio dire soltanto una cosa. Non si prenda, non si offenda, sì. Ma io sto perdendo soltanto del tempo con me. Quindi scusa, tu mi perdoni se sì. attacco il telefono, ma io ho cose più importanti a cui belare. Quindi è stato piacere. Ok, buonasera e si vada a informare meglio perché è ignorante. Ok. Va bene, una cosa, fa un esperimento stasera, chiama la Battiscopa, Season G, Ace, va bene? Ok, va bene, salve un po'. Mastani, 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 Mastani,